Ciao a tutti ragazzi, sono Andy Rozza, bentornati sul canale. Oggi ragazzi, come promesso, dovevo portare prima o poi un video di Jurassic World dalle mie collezioni, ma lo andiamo a vedere, nel senso, con il trailer reaction, ci vediamo un pochettino assieme, il trailer di Jurassic World, il Dominio, quindi Dominion in inglese, che è uscito, e voglio vedere un pochettino con voi quello che potrebbe essere, anche perché questa è una delle altre mie passioni, per cui vediamo un po' assieme il trailer e magari ne parliamo un attimino. Volevo far vedere qualcosa che non fosse un'illusione. John Hammond che parla. Tra l'altro che sta facendo? Sta andando a caccia. Qualcosa di reale. L'ha preso. Qualcosa che si vedesse, si toccasse. Questa è la bimba. Ragazzi, qua ci sarà il macello. Questo è blu. È un atto di assoluta volontà. Con una piccola incredibile. La vita troverà il modo. Qua ragazzi, tosta. Non possiamo tenerla qui per sempre. Se la trovano, non la vedremo più. Dobbiamo proteggerla, è il nostro compito. Umani e dinosauri non possono coesistere. Mamma mia ragazzi, c'è anche la professoressa Sattler. Questo è quello che si è visto già in anteprima. Eccola qua. E anche Grant ragazzi, cioè proprio per la chiusura hanno chiamato tutti. Spettacolo. Allora vieni o no? Quindi ragazzi, a giugno. Bella questi scorci. Questo qua è un dinosauro, non so se sa, un ibrido. Non solo abbiamo perso il dominio sulla natura, tutti ci sono, anche Malcolm. Mamma mia, bella sta scena qua comunque. Ragazzi, non è male, non sembra male. Archeotitopix sembra questo qua. Ritorno. Io torno sempre. Oh mamma mia. Ragazzi, tanta roba, aereo, secondo me. Non proprio. Con il triceratops che tirano giù. Ah, bello anche quello di col dire. Questa situazione qua. Più grandi. Perché devono essere sempre più grandi? Scena epica, T-Rex. Ragazzi, tanta roba. Devo dire che, allora, le aspettative sono importanti su questo trailer, chiaramente. Non so onestamente che cosa dire, cioè, nel senso, è stato un pochettino gestito male, secondo me, tutta la serie da dopo il primo. Jurassic Park 1 e fondamentalmente secondo me anche il 2, Regno Perduto, sono i due migliori in assoluto. La trilogia di Jurassic World ha dei punti buoni, ma anche qualcosa a mio avviso da rivedere. Sono molto curioso di questo film qua. Il trailer devo dire che è lanciato bene per il momento. Ci sarà tanto da discutere, nel senso, ragazzi, se volete posso fare un video di analisi del trailer dove ne parliamo più in dettaglio, che sono un pochettino quelle che sono le mie opinioni. A giugno sono molto contento e lo andrò sicuramente a vedere, perché, nel senso, è uno dei miei, delle mie serie preferite, al pari di Harry Potter e quelli della Marvel, per dirvi, ragazzi, cioè, quindi io ci sono cresciuto con Jurassic Park e affini, quindi
Ragazzi, sono molto comunque soddisfatto di questo trailer e vorrei proprio vederlo. Bella la cosa, blu, è interessante il fatto che abbia avuto una cuccia, c'è da capire come, ma soprattutto la cosa che mi incuriosisce è c'è da capire quanto tempo è passato dalla fine del regno distrutto, perché i dinosauri sono praticamente in tutto il mondo, quindi vuol dire che sarà passato del tempo. Vediamo, sicuramente magari ne tirano fuori un altro ed è tutto. Va bene, ragazzi, per questo video è tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!